Rosalinda Cannavò svela in retroscena della sua gravidanza, poi commenta il bebè in arrivo per Giulia Salemi, pazzesco. L'attrice e cantante, meglio nota come Adua Del Vesco, anticipa dei dettagli sulla nascita della figlia e ripercorre tutte le gravidanze in atto delle sue amiche Geffine. Sembrava ieri quando Rosalinda Cannavò, forse meglio conosciuta con nome d'arte di Adua Del Vesco, che però non utilizza più, aveva annunciato di essere in dolce attesa di una bambina insieme al compagno Andrea Zenga, e che la piccola sarebbe nata a settembre. Invece san passati ormai più di tre mesi, e il parto si fa imminente. A giugno la cantante aveva parlato delle difficoltà della gravidanza, ricordando a tutti che non è tutto rose e fiori, e che è normale essere tristi o spaventate. Ora, a distanza di un altro mese, torna sull'argomento per comunicarci il termine ultimo della gravidanza, ma anche per festeggiare quella di una sua collega di Grande Fratello VIP, Giulia Salemi. Ecco cosa ha detto sulla sua gravidanza e su quella dell'influencer e conduttrice. La data del presunto parto e le pianificazioni per il futuro. Per prima cosa, sui suoi canali social Rosalinda ha deciso di rispondere alle domande dei fan attraverso il box domande nelle sue storie. La novità è la data del presunto parto, rispondendo a un fan ha specificato: la nostra data presunta per il parto è il 6 settembre, quindi in teoria agosto, settembre, potrebbe nascere un po' prima, un po' dopo, ma al massimo a settembre. Pensando invece al futuro e a cosa avrà bisogno, ha fatto delle previsioni di come potrebbe essere la sua vita dopo il parto e magari lo svezzamento. Non sono assolutamente contraria a babysitter, aiuti esterni, anche perché io e Andrea non abbiamo i nonni vicini e questa purtroppo è una dura realtà perché mi sarebbe piaciuto avere i nonni vicini. Che sarebbero stati di grande supporto, sicuramente ci saranno dei momenti in cui dovremo chiedere aiuto a qualcuno per il lavoro e questo sarà inevitabile, però lo scopriremo vivendo. Ecco, ancora non è nata quindi dobbiamo ancora entrare un po' nel meccanismo. Poi è tornata al passato ripercorrendo le prime settimane di gravidanza, l'inizio della gravidanza non è stato per nulla semplice. Dopo il test positivo ho subito fatto le analisi e fissato l'appuntamento della ginecologa. La prima visita fatta a 7 settimane non è stata per nulla facile. Le beta non erano cresciute bene e in più avevo scoperto tramite le analisi di avere valori del TSH molto alti. Consiglio davvero a tutte quelle donne che cercano una gravidanza di fare un controllo alla tiroide prima. Alla prima eco c'era la camera gestazionale, sacco vitellino ma non era visibile l'embrione. In più io continuavo ad avere perdite. Le spiegazioni potevano essere due, quella che speravamo cioè che fosse ancora troppo presto per visualizzare l'embrione, oppure che non si sarebbe mai formato, magari anche a causa della mia tiroide. Sono stati giorni davvero duri psicologicamente perché mi sentivo davvero impotente. Il commento sulla gravidanza di Giulia Salemi. Poi ovviamente nelle domande le è stato fatto presente che anche Giulia Salemi ha recentemente annunciato di essere in dolce attesa. Devo dire che è stata una bellissima edizione del Grande Fratello. Poi come mi avete scritto, anche Giulia e Pier adesso stanno aspettando la loro bimba o bimbo quindi sono super contenta. La nostra edizione devo dire quest'anno. Ci sono Carlotta incinta, Selvaggia incinta, io incinta e adesso Giulia, devo dire veramente pazzesca questa cosa. La stessa Cannavò,
Quando si trovavano dentro la casa del GF, aveva cercato di favorire la storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, suggerendo alla ragazza di smettere di fare paragoni con il passato e godersi la storia con il modello.